Buonasera, in diretta dal lago di Misurina, 3 agosto, compleanno della suddetta Elisabetta De Pazzi, in diretta da questo bellissimo catino di montagne, le Tre Cime, il Monte Piana, il Cristallino, il Cristallo, il Sorapis, le Marmarole e i Cadini di Misurina dietro di noi. Una giornata bellissima, ricca di sole e solo adesso si è rannuvolato, però stiamo per scendere a casa. Parola all'intervistatrice. Ok, benissimo. Ciao ragazzi, come è andata questa camminata? Bene, abbiamo fatto un po' fatica perché era abbastanza ripida, la camminata era abbastanza ripida, e però una volta arrivati, cioè grazie al panorama, abbiamo dato un respiro di sole. Ok, benissimo. Avete mangiato cosa? Abbiamo mangiato panini o al prosciutto con mozzarella e salame. Va bene, ieri sera invece abbiamo giocato a un gioco notturno, dovevamo cercare delle foto abbiamo mangiato pasta ragù con zucchine e fette di pollo. Ok, va bene. Ieri pomeriggio invece abbiamo fatto delle confezioni. Cosa ci puoi raccontare di questo momento? Ci siamo messi tutti quanti dentro ad una sala e abbiamo, come si dice, e abbiamo preparato tutti quanti che cosa volevamo dire. L'abbiamo scritto in un sasso. Poi siamo andati dentro. A fare le confessioni, c'era pure il vescovo di Vicenza e poi quando hanno finito tutti quanti di fare le confessioni siamo andati a buttare il sasso nel torrente. Ok, Pietro, invece te cos'è la cosa che ti è piaciuta di più in questo campo? Fino adesso mi sono piaciute tanto le attività insieme agli amici, che ti diverti tanto, e anche la compagnia. Che anche se per esempio sei in salita, come è successo oggi ed è molto faticoso, ti diverti comunque perché scherzi con gli altri, è molto divertente stare insieme agli altri, anche le elementari e le medie, tutti quanti insieme, e ci divertiamo giocando, facendo altre cose. Ok, benissimo, grazie mille a tutti. Allora vi salutiamo e vi chiamiamo tutti quanti alla prossima puntata di domani. Ciao! Pietro, sorridi un po'. Ciao!